Mancano 2 settimane al matrimonio, allora hai un sacco di cose da fare. Te le racconto in questo video. Ciao sposine, sono Roberta Patanè e organizzo matrimoni con l'accento. E attraverso i miei video do tanti consigli a tutti gli sposi che stanno organizzando il loro matrimonio da soli e vogliono farlo bene. Per cui se anche voi state organizzando il vostro matrimonio, iscrivetevi subito al canale YouTube e non dimenticate di cliccare sulla campanella. Se invece mi seguite sul mio vlog matrimonicollaccento.it, cliccate sul pulsante Unisciti a noi ed entrerete a far parte del mondo delle spose con l'accento. Oggi ho deciso di fare un video per raccontarvi cosa c'è da fare negli ultimi 15 giorni prima del matrimonio, perché moltissime spose sottovalutano questo aspetto, pensano ho fatto tutto, sono a posto, e invece no, nelle ultime 2 settimane ci sono tante cose da fare che danno anche parecchia tensione, a partire da i tavoli. Fare i tavoli vuol dire fare tante cose. Prima di tutto dare ancora un ultimatum alle persone che non hanno confermato, perché a 15 giorni dal matrimonio ci saranno persone che ancora non vi hanno dato conferma definitiva e vi serve la conferma per poter fare i tavoli. Fare i tavoli poi non significa solo decidere chi mettere a tavolo con chi, ma anche dove mettere il tavolo, perché poi gli invitati a queste cose ci guardano, i parenti che si offendono perché l'altro zio è stato messo più vicino agli sposi, noi siamo stati messi più lontani, perché? E quindi fare i tavoli è una cosa complicata, vanno composti bene e vanno posizionati altrettanto bene. Quando li farete, ricordate che la sposa a tavola sta seduta a destra dello sposo e quindi i suoi amici e i suoi parenti andranno dal suo lato, mentre gli amici e i parenti dello sposo andranno dall'altro lato. Non lo dimenticate, perché poi potreste trovarvi a sala invertita. Recentemente ho fatto una videoconsulenza ad una sposa italiana che vive in Giappone e mi ha raccontato una cosa assurda per noi in Italia, e cioè che in Giappone i genitori degli sposi vengono messi nei tavoli più lontani possibile dagli sposi, più vicini possibile alla cucina, a dove escono i camerieri, perché loro sono ufficialmente gli organizzatori del matrimonio e quindi devono tenere sotto controllo tutto e quindi si mettono lontani, mentre da noi in Italia i genitori si mettono sempre più vicino possibile agli sposi. Culture dal mondo, curiosità! Siccome fare i tavoli è complicato, vi metto il link in descrizione di un video che ho fatto tempo fa proprio per spiegare come si fanno i tavoli. Una volta fatti i tavoli, cosa c'è da fare? Il tableau de mariage. Anche su questo non sottovalutate l'impegno, perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Per stampare, per scrivere a mano, per fare il tableau che avrete deciso di fare, se c'è un fornitore che se ne deve occupare, sicuramente avrà bisogno di un certo tempo per elaborare le variazioni, per esempio quelle dell'ultimo minuto, quindi mi raccomando scegliete sempre dei fornitori in gamba, dei fornitori che sono veramente interessati a voi, non scegliete sempre il fornitore che costa di meno, perché in situazioni come queste potrebbe non aiutare, perché a volte si devono fare delle variazioni all'ultimo momento e il fornitore in gamba ve le fa. Il fornitore non in gamba, non è detto che ve le faccia. Ma se ancora non avete deciso come fare il vostro tableau de mariage, vi metto il link in descrizione del video che ho fatto proprio su questo argomento per fare il vostro, scegliere come fare il vostro tableau de mariage. Negli ultimi 15 giorni poi ci sono delle conferme da dare ai fornitori che le stanno aspettando. 10 giorni, una settimana prima, per esempio, bisogna dare i numeri definitivi al catering o al ristorante. Per numeri definitivi intendo non solo il numero di persone che sarete, ma il numero di adulti che mangiano menù normale, il numero di adulti che hanno dei menù particolari con la specifica dei menù particolari, il numero dei bimbi che avranno il menù bimbi, divisi anche per età, fra quelli che pagano e quelli che non pagano. Quindi dovrete farvi un bello schema per passare tutte queste informazioni al catering. I numeri definitivi poi dovrete passarli anche alla pasticceria, se non lo farà direttamente il ristorante o il catering, o se non vi fanno proprio loro la torta, alla pasticceria dovrete dire quanti adulti e quanti bambini ci saranno al matrimonio. E una conferma dei numeri, in particolare del numero di tavoli, dovrete darla anche ai fioristi, perché devono sapere quanti centrotavola preparare, quanti segnaposto, se per esempio ci sono dei segnaposto floreali. Informazioni importantissime, perché i fioristi circa una settimana prima del matrimonio fanno l'ordine dei fiori e quindi bisogna dirglielo prima. Ci sono poi da fare anche delle importantissime prove, per esempio la prova della cerimonia, specialmente se vi sposate in chiesa, i sacerdoti di solito la vogliono fare.
Quindi bisogna andare in chiesa, magari anche con i testimoni, o se ci sono delle persone che devono partecipare al corteo nuziale, sicuramente con i genitori, se vi accompagneranno loro all'altare, si fanno le prove, così poi quel giorno filerà tutto liscio. Ma non solo, c'è anche la prova dell'abito della sposa. Io consiglio sempre di farla negli ultimi 15 giorni, perché una sposa in un mese può anche calare di due taglie con la tensione e l'agitazione del matrimonio, quindi è bene fare l'ultimissima prova il più a ridosso possibile della data del matrimonio. Ma comunque ovviamente affidatevi al vostro atelier, vi darà le tempistiche giuste anche in funzione dei tempi che hanno le loro sarte, quindi non voglio scavalcare nessuno, però più avanti riuscite a farla e meglio è sicuramente. Poi ci sono, non sono in realtà proprio delle prove, perché le prove acconciatura e make-up le avrete già fatte, ma ci sono gli appuntamenti per preparare i capelli e il viso al trucco e all'acconciatura che verranno fatte quel giorno, quindi dovrete anche fissare appuntamento con estetista e parrucchiere. Ci sono poi le cose da ritirare, le fedi per esempio, se non le avete già ritirate, non dimenticatelo, fateli ritirare da qualcuno o ritiratele voi, però poi affidatele a persone serie che non le dimenticheranno. Andranno ritirati gli abiti, di solito uno o due giorni prima del matrimonio la sposa va a ritirare il suo abito, e qui vi do un consiglio importantissimo: controllate bene l'abito. Perché ci sono degli atelier poco seri, che non si dovrebbero neanche chiamare atelier, che mi è capitato di vedere, hanno consegnato alle spose abiti sporchi sotto, perché probabilmente li hanno fatti provare delle altre spose, non so il motivo, o non li avevano fatti lavare come promesso, o anche abiti un pochino danneggiati, quindi tulle strappati, perciò prima di ritirarlo controllatelo bene, perché se ve ne doveste accorgere il giorno dopo vi prenderebbe un infarto, e non è il caso a ridosso del matrimonio. Poi ci sono da ritirare le bomboniere, che saranno state confezionate, se non le avete confezionate voi, di solito vengono ritirate negli ultimi giorni, e così pure i segnaposto, che poi andranno affidati a qualcuno per metterli a tavola. Questa cosa del dover ritirare vi può sembrare una sciocchezza, ma vi assicuro che in quelle settimane andare a incastrare anche i giri per ritirare le cose non è semplice per niente, perché si vanno a sommare tantissime cose da fare. E poi, cosa importantissima, dovrete programmare la gestione della giornata. Cosa significa? Significa che dovrete ricontattare tutti i fornitori coinvolti per rivedere con loro tutte le decisioni che sono state prese, e siate accurati, perché capitano cose non volute, delle dimenticanze. Per esempio, mi ha scritto una sposa che aveva previsto insieme al suo videomaker il drone, il servizio drone, ma sul contratto non era stato scritto, il videomaker si è dimenticato di averne parlato con loro e alla fine il drone al matrimonio non c'era e lei ci è rimasta malissimo. Quindi siate super pignole, ricontrollate punto per punto. E soprattutto definite gli orari della giornata con ogni fornitore: a che ora arrivi, a che ora vieni da me che mi preparo, a che ora finisce il tuo servizio. Quindi ristabilite gli orari con tutti. Perché? Perché vi serviranno per creare la timeline della giornata. Cioè dovrete creare uno schema con gli orari più importanti della giornata: inizio preparazione sposa, inizio preparazione sposo, partenza per andare al luogo della cerimonia, inizio aperitivo, inizio previsto pranzo o cena, previsione di orario per il taglio della torta. Sono degli orari importantissimi per tutti. Se non avete scelto di avere un wedding coordinator o un wedding planner, sta a voi questo compito di creare la scaletta precisa. Siccome il coordinamento del giorno, come ho già detto in un video, è una cosa seria e va fatto bene, vi metto il link in descrizione anche di quel video, perché dovete assolutamente guardarlo, è importantissimo. Altre due cose da fare sono un po' più burocratiche: una sono i permessi della SIAE, che sono obbligatori, e anche su questo ho fatto un video e vi metto il link in descrizione. Quindi infatti i documenti della SIAE si possono fare teoricamente anche il giorno prima del matrimonio, non c'è fretta, però prima li fate e più potete stare tranquille. E dovrete verificare bene quali sono i fornitori da pagare, perché ci sono dei fornitori che richiedono un secondo acconto nella settimana o 10 giorni prima del matrimonio, ci sono fornitori che vanno saldati il giorno del matrimonio, voi quel giorno non dovrete pensare a niente, quindi pensateci prima, vi preparate bene tutte le buste o fate i bonifici che dovete fare, così quel giorno filerà tutto liscio e non dimenticherete nulla. E queste sono le cose da fare nei 15 giorni prima del matrimonio. Pensavate di aver fatto tutto, eh? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!